Allora, buongiorno a tutti ragazzi, studenti, benvenuti e ben ritrovati nuovamente in questa ultima giornata dedicata alla scuola presso appunto la Fiera Digital Edition Giaborienta. Io sono Alessia Williams, tecnico degli enti di ricerca presso la Direzione Centrale Prevenzione dell'INAIL. Rinnovo i saluti del direttore centrale, l'ingegner Ester Rotoli. E con molto piacere condivido con voi questo primo seminario di quest'ultima giornata, dedicato in particolare ad un progetto che vede, diciamo, coinvolti soprattutto i ragazzi diciamo, in alternanza scuola-lavoro, quindi coinvolti nei percorsi per l'orientamento e le competenze trasversali. E do subito la parola ai miei colleghi, in particolare alla dottoressa Sara Stabile. Grazie e buona giornata. Buongiorno a tutti, anch'io mi unisco al darvi il benvenuto, do il benvenuto a voi ragazzi e anche a tutti i professori che hanno dedicato del tempo, che ci dedicano tempo, diciamo, per questo webinar. Il webinar è dedicato proprio ai temi della salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e ha lo scopo di presentarvi e anche di sperimentare, sperando che la tecnologia in tutto ciò ci supporti, un'esperienza di gaming dal vivo. E questo è un videogioco che adesso brevemente vi illustrerò, è stato realizzato all'interno di un progetto di ricerca. E quindi posso direi che posso condividere con voi le slide. E nel frattempo vi faccio presente che è presente appunto una chat che noi utilizzeremo e che invito anche voi a utilizzare perché cercheremo di rendere. Le vostre opinioni, man mano diciamo che il webinar avremo modo di indicarvi dei link ai quali collegarvi. Mi dispiace di non vedervi tutti dal vivo e di non conoscervi come avremmo potuto fare da lì, però grazie proprio alla tecnologia possiamo trascorrere questo momento insieme e spero che per tutti sia ma anche e soprattutto arricchente e che rappresenti appunto un'esperienza per tutti positiva. Condivido le slide. Allora, dunque, oltre a me interverranno ovviamente altre colleghe che appunto sono anche qui in rappresentanza dei diversi enti che hanno partecipato al progetto. Quindi vi illustro brevemente il programma. Dopo un mio primo intervento che sarà appunto dedicato all'illustrazione del progetto e introdurre il videogioco, la collega Claudia Capelli vi illustrerà appunto come giocare, quali sono le regole del gioco. Faremo un'esperienza di gaming. In quanto avremo tra i partecipanti anche dei ragazzi che poi appunto presenteremo e che ringrazio anche per la disponibilità, che giocheranno per voi e con voi insieme. Chiuderà, diciamo, ci sarà poi dopo l'esperienza di gioco un momento di riflessione e di approfondimento sui temi appunto della sicurezza sul lavoro con le colleghe Rosina Bentivegna ed Emma Pietrafesa e chiuderà, diciamo, i lavori Manuela Lamberti come rappresentante del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda US di Modena con un intervento dedicato alla formazione in salute e sicurezza nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Prima di illustrarvi comunque il videogioco, vi segnalo subito il primo link su che potete cliccare, che si trova appunto sul sito dell'Università di Bologna ed è proprio il link per accedere al videogioco, che è disponibile sia in versione desktop, quindi, o per mobile. Una volta che avete cliccato su questo link, vi si aprirà una pagina che vi permetterà di giocare online e quindi nel momento del gioco potremmo sia, voi stessi potrete sia giocare online o se in questo momento magari non avete disponibilità di accedere ad altri siti, di vedere i co vostri compagni che giocano.
Dunque, da dove è nato il progetto? Brevemente, il progetto nasce nell'ambito di un bando, cosiddetto bando BRIC, che è un bando di ricerche che, in collaborazione che viene finanziato dall'INAIL. L'INAIL è l'ente pubblico non economico che svolge e che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Non ha soltanto questi compiti, ma è un ente di riferimento a livello nazionale in termini di prevenzione, informazione, assistenza alle imprese, formazione, ma svolge anche attività di prestazioni economiche e sanitarie e non solo, ma anche di ricerca, studio, sperimentazione. Quindi ha bandito, diciamo, nel 2016 appunto la possibilità di presentare dei progetti che poi sono stati assegnati. Quindi i partner del progetto oltre a INAIL è diciamo il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Alma Mater Studiorum di Bologna, che è stato coordinato appunto dalla professoressa Pinalalli. Hanno partecipato anche tre aziende sanitarie di tre regioni diverse, il Dipartimento di Sanità Pubblica appunto dell'ASL di Modena, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'ASD di Viterbo e i servizi di prevenzione, igiene e sicurezza della ASUS Marche, l'azienda sanitaria unica, in particolare l'area vasta 4 appunto di Fermo. Proprio la collaborazione, questa rete che si è creata così multidisciplinare, che vede un ente, che vede un'università, che vede i servizi delle ASL sul territorio, ci ha permesso di coinvolgere numerosi istituti nel progetto. E quindi abbiamo 7 istituti, 2 della provincia di Fermo, 3 della provincia di Fermo, 2 di Modena e 2 di Viterbo, che quindi hanno partecipato attivamente al progetto, sia come studenti, quindi 200, più di 270 studenti, sia come docenti che esperti. Oggi in particolare abbiamo il piacere di avere tra di noi due ragazzi appunto che hanno anche partecipato alla sperimentazione, che sono dell'Istituto Guarino Guarini appunto di Modena, e che sono appunto Riccardo Mangiapia e Tommaso Melchiorri, che ringrazio per essere qui, accompagnati dal professor Andrea Pietrafitta. E loro saranno tra i giocatori appunto che illustreranno il videogioco. Inoltre, grazie anche diciamo alla collaborazione di altre ASL, e ringrazio anche qui alla presenza di Fabio Piretti, il collega dell'ASL di Bologna, è stato possibile ed è attiva la collaborazione anche con altri istituti che mano a mano hanno conosciuto il prodotto e continuano a vederlo. Alcuni non sono riusciti a partecipare oggi, speriamo di creare nuove occasioni per poter condividere e diffondere il progetto anche in altre scuole. Con noi sono anche due ragazzi e la professoressa che li accompagna, la professoressa Pietrangela Schiatti dell'Istituto Spallanzani di Castelfranco Modena, e abbiamo Andrea Caronna e Chiara Galli, che anche loro saranno appunto tra i giocatori che proveranno diciamo, l'esperienza in diretta con tutti voi. Ancora 2 parole su da dove, diciamo, l'obiettivo del progetto era proprio quello di co-costruire, diciamo, degli interventi proprio sul tema, della salute e sicurezza, che erano appunto collegati al percorso scolastico di alternanza scuola-lavoro. Il progetto è partito nel 2016, quindi per questo si parlava ancora di alternanza scuola-lavoro. Come sappiamo ora, il termine con la legge di bilancio nel 2018 è stato sostituito dal termine percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Il progetto ha avuto una durata biennale, ha visto diversi obiettivi specifici e quindi che hanno portato a realizzare varie attività in diverse fasi. Ovviamente siamo partiti dall'analisi delle esigenze formative dei giovani, proprio perché nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i giovani rappresentano una classe, diciamo, di attenzione, possiamo dire, diciamo, di vulnerabilità, anche se di per sé l'età non rappresenta poi per voi un fattore di rischio, però è una variabile che va considerata nella gestione appunto della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Questo perché possono incidere alcuni fattori
che possono essere per voi ragazzi nel momento in cui entrate e vi affacciate al mondo del lavoro, possono anche per voi rappresentare degli elementi di vulnerabilità, che possono essere una scarsa percezione del rischio, una scarsa esperienza, una non conoscenza di quali sono i vostri diritti e doveri. Pertanto, partendo da questa analisi, abbiamo coinvolto e individuato, come vi dicevo, diversi istituti scolastici, ci siamo concentrati su settori che dal punto di vista infortunistico hanno un'incidenza di rischio medio-alta. Quindi abbiamo il settore agrario, abbiamo il settore delle costruzioni e il settore manifatturiero. Abbiamo proprio con gli studenti ideato e progettato questo strumento didattico, che appunto è il videogioco, e l'abbiamo sperimentato ovviamente in diverse occasioni, anche proprio con un confronto continuo e attivo, non solo con i docenti e gli studenti, ma anche con chi provava il gioco, e poi abbiamo divulgato ovviamente i risultati di questo prodotto, che può essere aperto a ulteriori ambiti e ulteriori studi, e può essere adattato anche a varie realtà. E quindi il nostro, diciamo, l'elemento innovativo, quindi quello proprio di portare avanti questa co-costruzione, ci ha portato a essere, diciamo, a spendere molte energie in questo coinvolgimento, che ha visto momenti più formali, momenti anche informali, con l'utilizzo anche di strumenti e modalità, quale la creazione di gruppi WhatsApp tra ragazzi. I ragazzi stessi che hanno partecipato sono stati influencer del loro ambito e dei contesti in cui si trovavano, per proprio essere loro portatori di questo strumento. E questo perché siamo convinti che tanto più gli strumenti didattici riescono a coinvolgere l'interesse dei ragazzi, tanto più quindi catturano la loro attenzione, tanto più sono vicini al loro mondo, tanto più saranno motivati poi ad apprendere. E quindi il progetto ha visto, come vi dicevo, la realizzazione del videogioco, del sito dal quale poi è possibile accedere a varie risorse, appunto, relative al progetto, e di un toolkit dedicato ai docenti e formatori, che rappresenta una guida semplice e immediata per poter poi inserire questo strumento come affiancamento alla formazione obbligatoria prevista appunto nell'ambito della salute e sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro. Chiedo gentilmente alla collega di lanciare il video del trailer, così entriamo nel merito proprio del videogioco. Vabbè, niente, è soltanto un accenno di quello che, quindi spero che vi metta ancora un po' più di curiosità, visto che non riusciamo a farvelo vedere, e avrete comunque modo di andare sul sito. Era un trailer che in un minuto, diciamo, vi illustrava la modalità di gioco. Ve la spiegheremo comunque nell'arco del webinar. Dunque, quindi, gli elementi, diciamo così, che si incrociano in questo progetto sono la salute e la sicurezza sul lavoro, quindi la necessità per noi di garantire che gli studenti comunque ricevano un'educazione a rischio alla salute e sicurezza, e sappiamo che la scuola è proprio il setting ideale per la promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, che per voi sarà un modo di creare un bagaglio culturale che vi sarà utile in qualsiasi ambiente di lavoro poi vi troviate ad operare. Dall'altra, i percorsi per le competenze trasversali e orientamento, che rappresentano un'esperienza che vi interfaccia col mondo del lavoro e che quindi è fondamentale per sviluppare proprio quelle competenze che sono spendibili, quindi anche competenze trasversali nel mercato del lavoro e che sono così tanto richieste ora nel mondo del lavoro. E la raccomandazione anche europea relativa proprio alle competenze chiave, che in un'ottica di apprendimento permanente promuove anche l'adozione di approcci e contesti di apprendimento
con l'uso anche della tecnologia digitale. Quindi sappiamo che questo è un argomento sul quale molto ci si sta confrontando anche nella situazione attuale in cui ci troviamo e quindi il nostro, diciamo, obiettivo è stato quello di sperimentare come imparare attraverso il gioco. Per questo l'obiettivo appunto del gioco è proprio quello di lavorare in sicurezza. Quindi diventa questo lo scenario in cui potete agire, in cui potete acquisire punteggi per prevenire appunto gli infortuni. La dinamica quindi prevede che voi abbiate la figura, il ruolo di responsabile della sicurezza junior e che il vostro obiettivo è proprio di far crescere l'azienda, far crescere l'azienda però garantendo anche la soddisfazione dei lavoratori. Quindi potete far crescere l'azienda aumentando il numero di postazioni di lavoro, aumentando i lavoratori, ma mantenendoli comunque in una situazione di sicurezza. Gli ambienti, come vi dicevo, sono tre, sono ambiente agricolo, l'azienda, diciamo, il momento del cantiere e l'ambito manifatturiero. Si può iniziare da qualsiasi ambiente e dopo scelto il settore avrete, diciamo, delle informazioni essenziali che vi permetteranno di cominciare da quel settore a far crescere quell'ambito. Al completamento del ciclo di lavoro, senza infortuni, guadagnerete delle risorse che sono rappresentate da dei cubi gialli che poi serviranno per alimentare il vostro magazzino. Questo magazzino poi avrà modo di permettervi di convertire appunto tutto ciò in una sorta di stelline, come potete vedere, appunto, che sono poi la vostra moneta, che vi permette di, diciamo così, di assumere nuovi lavoratori, di aumentare il numero delle postazioni, di acquisire quelli che sono i dispositivi di sicurezza, mettere in sicurezza le postazioni e i lavoratori. E ovviamente vince chi realizza più punti a parità di tempo. Quindi c'è una sorta di competizione, la possibilità di raggiungere diversi risultati e mano a mano appunto di ripetere queste operazioni di messa in sicurezza che vi permettono anche di e questo diciamo è ciò che ci hanno detto coloro che hanno giocato i vostri compagni che hanno giocato a questo gioco appunto di memorizzare mano a mano anche quelli che sono i DP da utilizzare per ogni mansione, ripetere operazioni e soprattutto ciò che emerge tanto che era una delle richieste maggiori che la platea appunto di chi ha sperimentato il gioco ci chiedeva di provare e quindi in una realtà ovviamente virtuale in cui anche sbagliando diciamo non si hanno delle conseguenze gravi e reali ma ovviamente perderete punti e questo vi implicherà appunto di dover ricominciare da alcune parti. Quindi ora non mi resta che appunto dare poi la parola e entrare nel vivo del gioco. Un'ultima parola sul kit che diciamo è a disposizione sul sito, qui mi rivolgo soprattutto ai docenti che sono presenti, perché abbiamo creato questo diciamo semplice guida che ha un indice molto snello che può essere utilizzato sia dai ragazzi ovviamente per in alcune parti per conoscere quelli che sono gli obiettivi, le dinamiche e come funziona il gioco, però anche per gli insegnanti dove trovate indicazioni anche su come usarlo proprio come modalità appunto per inserirlo nella formazione. Se andiamo avanti nelle slide vediamo anche i settori e le lavorazioni che sono presenti all'interno del videogioco e quindi possono essere affiancati poi dal docente con momenti di lezione, con momenti di approfondimento e quindi il videogioco diciamo, ha una versatilità in quanto affianca ovviamente la formazione obbligatoria e
può essere utilizzato in diversi momenti, sia per attirare l'attenzione, la curiosità, ma anche per valutare e consolidare appunto la comprensione di alcuni temi. E può essere utilizzato anche in modalità singola o di gruppo. Noi l'abbiamo sperimentato anche in modalità contest e questo ovviamente favorisce anche la collaborazione tra ragazzi, ma nello stesso tempo attiva una sorta di competizione sana, ovviamente per vincere. E quindi diciamo, queste sono diverse modalità che trovate proprio di utilizzo che trovate all'interno del toolkit. E ora io lascio la parola alla collega Claudia Capelli che vi farà appunto vedere il gioco e vi ringrazio appunto per l'attenzione. Grazie Sara, buongiorno a tutte e a tutti. Allora io mi chiamo Claudia Capelli, sono un'assegnista di ricerca dell'Università di Bologna, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e insieme a Dina e alle ASL che sono state coinvolte nel progetto, oltre che ovviamente appunto insieme a tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato con noi in questo processo di co-costruzione, appunto ho collaborato alla costruzione di questo videogioco che adesso proviamo a presentarvi direttamente, insomma, sperando che appunto la tecnologia ci assista di nuovo. E allora si tratta, come vi ha spiegato Sara, di un gioco che è divertente, prima di tutto, ha una grafica che voi probabilmente riconoscerete come stile, associerete ad altri videogiochi con cui avete già giocato, se siete dei giocatori online. Si tratta di un gioco che però appunto mentre vi fa appunto sicuramente divertire, mentre vi fa competere per avere più punti, prova anche a coinvolgervi nell'apprendimento di alcune nozioni che vi saranno utili sul lavoro e in futuro e durante i corsi che farete per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Quindi adesso io provo a farvi vedere il gioco come si svolge. Abbiamo tre settori, come vi ha anticipato Sara Stabile. Si tratta del settore dell'edilizia, di quello dell'agricoltura e del manifatturiero. Proviamo allora, adesso vi condivido lo schermo, proviamo a partire dal settore dell'edilizia. Eccolo qua. Spero che vediate. Il gioco ha anche una musica che ho escluso e dei suoni che probabilmente non sentirete perché appunto non riesco a condividere il suono dal computer, però appunto sentirete che poi se provate a giocarci c'è una musica di sottofondo e dei suoni che vi accompagnano. Questa è la schermata che vi compare dopo che vi siete registrati e avete compiuto l'accesso. Proviamo a iniziare una nuova partita. Appunto, come vedete, qui vi si pone la scelta tra i settori che sono disponibili all'interno del gioco. Noi partiamo con l'edilizia. Ecco qua. Scegliamo subito il nome della nostra azienda, io molto originalmente la chiamerò Claudia SRL ed ecco che parte la mia giornata lavorativa, che come vi ha anticipato Sara, ha una durata di 4 minuti per il giocatore. All'interno del gioco, all'interno del contesto, della storia del gioco, invece si tratta di un'intera giornata lavorativa. All'inizio verrete accompagnati da un tutorial, per cui appunto non venite immediatamente gettati all'interno del gioco. Quindi potete imparare piano piano, il gioco vi fa capire come. Ecco qua, qui incontriamo il primo personaggio del gioco che è Ubaldino Rossi. In bolognese lo chiamiamo un omarel, quindi un classico personaggio che crede di avere tanta esperienza in più dei giovani e quindi gliela vuole passare. E questo responsabile della sicurezza appunto ci invita a giocare e ci passa sostanzialmente la responsabilità del controllo della sicurezza all'interno del nostro cantiere e perché sta per andare appunto a un corso di aggiornamento. Quindi ci passa proprio il testimone del ruolo del responsabile della sicurezza. Che la sicurezza sia con te e iniziamo.
Allora, la prima azione che io posso compiere è quella di aggiungere un lavoratore. Come vedete, il lavoratore può essere customizzato o altrimenti appunto scelto a random tra quelli che mi propone il gioco. Io scelgo Cecilia e fermo. A questo punto posso scegliere di... scusate, c'è qualcosa che... Non ha funzionato, ecco qua. Posso scegliere di aggiungere un ciclo di lavoro. Mi ha aggiunto anche un altro lavoratore perché si vede che ho cliccato qualcosa che non dovevo. Comunque, partiamo con l'aggiunta di un ciclo di lavoro. Ecco, come vedete, io mi trovo il primo ciclo di lavoro che è quello dei conteggi. Ogni ciclo di lavoro può essere formato da una o più postazioni. Nel caso dei conteggi ce n'è solo una, che è il montaggio dell'impalcatura. Ora posiziono questa postazione sulla griglia, eccola qua, e dopodiché il gioco mi spiega che cosa mi serve per mettere in sicurezza sia il lavoratore che la postazione di lavoro. Per cui e mi raccomando, questo è un momento particolarmente importante del nostro gioco perché io devo ricordarmi i suggerimenti per la sicurezza che mi dà il gioco. Quindi ho bisogno di alcuni DPI. Il casco, le scarpe da lavoro, l'imbracatura anticaduta e di alcuni dispositivi appunto per mettere in sicurezza la postazione, che in questo caso sono gli ancoraggi per la linea vita e il parapetto. Mi raccomando, ricordatevi perché trovare questi suggerimenti da parte del gioco vi costerà delle stelline, quindi perderete il punteggio. Perfetto, ora apro il magazzino per controllare che cosa posso appunto acquistare in termini di DPI e di dispositivi di sicurezza. Ecco qua. Quindi compro le mie scarpe da lavoro, il casco, l'imbracatura anticaduta, gli ancoraggi per la linea vita e il parapetto. Ordino tutto. E come vedete, adesso il gioco mi dice metti in sicurezza la postazione. C'è il tutorial, naturalmente. Una volta che esaurirete il tutorial dovrete fare tutto, come dire, in autonomia. Metto in sicurezza la mia postazione con gli ancoraggi e il parapetto. Poi seleziono il giocatore da mettere in sicurezza e gli assegno dei DPI. Quindi le scarpe da lavoro, il casco e l'impalcatura anticaduta. A questo punto chiedo al giocatore di partire con una lavorazione, quindi il montaggio dell'impalcatura. Qui in questo caso posso scegliere solo questo, come vedete, e quindi gli dico go e il mio lavoratore parte verso la sua postazione e comincia a montare l'impalcatura. In questo caso io ho assegnato tutti i DPI e i dispositivi di sicurezza corretti, di conseguenza lui al termine appunto di questi secondi che servono per finire la lavorazione, produrrà un prodotto che io raccolgo e metto nel magazzino. Eccolo qua, raccoglie il prodotto e ha terminato la lavorazione senza infortuni, che è l'obiettivo di questo gioco. Certo, se io invece appunto scelgo quest'altro lavoratore e farmi un esempio, allora, dunque, scusate. Se io scelgo l'altro lavoratore, devo per forza comprare degli altri dispositivi. Quindi vediamo se ho abbastanza soldi. Ecco qua, sì. E quindi ordino i miei altri dispositivi da assegnare al successivo lavoratore. Però in questo caso io mi dimentico che il lavoratore ha bisogno di 3 DPI e gli assegno invece, mi dimentico di assegnargli il casco. Quindi vedete che se a questo punto, no, se a questo punto gli assegno una lavorazione, che è questa, lui corre a completare il lavoro nei suoi 18 secondi o 20 secondi, ma alla fine, quando avrà completato la lavorazione,
il gioco mi informerà che io mi sono dimenticata di qualcosa di molto importante. E quindi non avrò appunto raccolto il prodotto e in più il mio lavoratore avrà appunto avrà avuto un infortunio. Dopo un tot di infortuni, il lavoratore deve fermarsi e andare in infermeria. Ora, bisogna segnalare che in questo gioco non vedrete mai delle scene particolarmente cruente. I giocatori si infortunano, ma hanno la possibilità di appunto fermarsi in infermeria e curarsi e quindi poi tornare al lavoro. Ma l'obiettivo non è tanto quello di, come dire, spaventare riguardo gli infortuni sul lavoro. Ma piuttosto di capire che la mancanza di sicurezza sul lavoro è qualcosa che appunto fa perdere in termini di vita, di tempi di vita, di tempi di lavoro e perché no anche di produttività dell'azienda, che naturalmente appunto si deve fermare in parte. Ora proviamo ad aggiungere, come vedete nel frattempo ho finito una delle Ora proviamo invece ad aggiungere un'altra lavorazione. Ecco qua, per esempio io posso aggiungere, credo. Ah no, niente, non ho abbastanza soldi, quindi non posso aggiungere un'altra lavorazione. Devo per forza, come vedete, continuare a far lavorare i miei lavoratori. Quindi intanto ho assegnato dei e poi controllo che la mia postazione sia messa in sicurezza. Ora notate anche che i dispositivi di sicurezza sia sulla lavorazione, sia sulla postazione di lavoro che sui lavoratori non durano all'infinito, così come nella vita reale, così come sul lavoro effettivamente i dispositivi si usurano e non possono essere utilizzati all'infinito, devono essere rinnovati, per cui voi potrete utilizzare questi dispositivi qualche volta, dopodiché sarete costretti ad acquistarne di nuovi, di aggiornati. Ora, non so se volete dare, io intanto l'ho fatto lavorare, non so Sara se vogliamo far vedere anche un altro settore oppure se vogliamo passare direttamente la parola ai ragazzi. Cioè, No, la farei parola. anche prova, farei due, spenderei due parole per l'agricoltura. Per l'agricoltura, perfetto. Allora proviamo anche l'altro settore. Io quindi esco da questo settore qua. Eccolo. Allora, facciamo una nuova partita. E vediamo anche come funziona l'altro settore che chiameremo agri aziende, sempre con grande inventiva. Allora, c'è sempre all'inizio, tutte le volte che iniziate una nuova partita, c'è il tutorial che naturalmente però potete decidere di saltare. Allora, prima di tutto aggiungiamo il nostro primo lavoratore, eccolo qua, l'ho assunto. E poi proviamo a vedere di far partire la prima lavorazione, che in questo caso è il taglio dell'erba, con un'unica postazione di lavoro che è appunto taglio erba. Perfetto, allora assegno, cioè posiziono la mia postazione sulla griglia del gioco. E poi leggo quelli che sono i dispositivi per la messa in sicurezza sia della postazione che del lavoratore. Quindi guanti, occhiali protettivi, scarpe da lavoro per il lavoratore e lo schermo protettivo come dispositivo per la postazione di lavoro. Quindi vado nel pardon, vado qua per aggiungere dei dispositivi, ma mi dice che il magazzino è vuoto, quindi vado nello store sostanzialmente che è inserito nel gioco e acquisto PVP e lo schermo protettivo.
coordino e devo attendere solo qualche secondo che i dispositivi arrivino nel mio magazzino. Eccoli qua. A questo punto sono pronto per andare dal mio lavoratore a segnargli i DPD e poi non vi dimenticate naturalmente di mettere in sicurezza anche la postazione, che è protettivo in questo caso. A questo punto assegniamo la nostra lavorazione, che è il taglio dell'erba. Ora, se notate, voi nel frattempo qua il magazzino, che è il luogo dove il vostro prodotto, cioè quello che producete attraverso le lavorazioni, verrà immagazzinato e le stelline che voi guadagnate si aumenteranno tutte le volte che arriva un camion a ritirare il prodotto e a portarlo immagino, alla lavorazione in azienda vera e propria. Qua c'è questo umarell che nel frattempo e voi tenetelo presente perché appunto è lì per voi che vi dà ogni tanto qualche commento non richiesto. Raccolgo il prodotto e lo immagazzino. Poi aggiungo un altro lavoratore, per esempio. Ah, questo è l'ufficio, appunto. Mi suggerisce il gioco di cliccarci sopra quando voglio controllare la situazione dei lavoratori e leggere i manuali dei cicli di lavoro. Ecco qua. Qua mi dice appunto quanti infortuni sono stati subiti dai miei lavoratori e quante lavorazioni hanno completato. Per quanto riguarda le lavorazioni, appunto, mi dice che cosa in questo momento ho già sistemato sulla mia griglia di gioco. E tra l'altro, appunto, mi permette di guardare il manuale di sicurezza, quindi per ricordarmi di quali dispositivi ho bisogno per mettere in sicurezza lavoratore e lavorazione. Ma vi ricordo che guardare il manuale di sicurezza mi costerà un numero di stelline, quindi è meglio ricordarseli a memoria. E quindi posso a questo punto vedere se ho fondi abbastanza per una successiva lavorazione. Ce li ho e quindi metto anche la miscelazione di sostanze, lo spargimento di sostanze, che sono le postazioni del ciclo antiparassitari. Ecco qua. A questo punto al mio secondo lavoratore assegnerò dei DP. Eccoli qua. Allora, per esempio, io adesso non ho guardato bene che cosa mi serve per mettere gli antiparassitari, quindi andrò un po' a caso. Ah, non ho abbastanza fondi, come vedete appunto. È tutta una questione, tutto il gioco sostanzialmente si basa sulla velocità che avete, ma anche sulla precisione nella scelta dei. Quindi è tutta una tensione tra appunto la necessità di lavorare in sicurezza e la necessità appunto però anche di guadagnare, rendere l'azienda produttiva. Quindi a questo punto proviamo ad assegnare una lavorazione al mio tipo. Ecco, siamo arrivati alla fine della giornata lavorativa anche per Agri Azienda. Quindi a questo punto io probabilmente farei giocare un po' anche i ragazzi che si sono preparati con le loro postazioni, così vediamo appunto, li vediamo in opera. Sì, All'opera. chiederei ad Andrea Caronna e poi successivamente a Chiara Galli di appunto condividere lo schermo in modo da poterci farci vedere qualche momento di gioco. Vediamo. Ragazzi, mi sentite? Potete condividere lo schermo? Andrea, Chiara?
Sì, adesso condivido. Perfetto, perfetto. Ok. Ricordatevi di escludere la musica del gioco facendo clic su quella nota che è in basso dopo, altrimenti è molto forte, diventa un po'. Sì, dottore. Sì, dopo quando avete finito la registrazione. Ecco, così vi fanno vedere anche in diretta come avviene la registrazione. Ha inviato una mail. Vi è arrivata la mail per l'attivazione? Perfetto. Altrimenti vado da qua. Perfetto. Secondo me puoi provare a entrare comunque, non credo ci siano problemi. Ok. No. Ecco, il gioco vi chiede appunto di dare un nome alla vostra azienda. Potete partire. Ecco, qua c'è la presentazione del responsabile della sicurezza che appunto vi lascia le chiavi sostanzialmente del suo ruolo. Poi appunto se vuoi escludere il tutorial dopo lo puoi fare, altrimenti lo puoi seguire. Ok. Ecco, quindi memorizza tutto.
Ovviamente all'inizio vedete che anche se si hanno più giocatori, è necessario come dire, concentrarsi sempre sulla stessa lavorazione, perché ovviamente si cominceranno a moltiplicare le prestazioni di lavoro mano a mano che l'azienda diventa sempre più produttiva e quindi voi avete più risorse per aggiungere più postazioni. Se avete più lavoratori e una postazione sola, i lavoratori staranno in coda, aspetteranno di lavorare uno dopo l'altro, non possono lavorare più giocatori insieme contemporaneamente sulla stessa postazione. In questo caso appunto ci sono più lavorazioni, più postazioni, quindi addirittura dovete memorizzare appunto i dispositivi per mettere in sicurezza due postazioni e i rispettivi DPI per i lavoratori. Quindi diciamo che più si va avanti, più il gioco sostanzialmente sale di livello, cioè c'è una difficoltà maggiore appunto di memoria sicuramente. Le competenze per mettere in sicurezza le lavorazioni, le postazioni di lavoro devono aumentare. Quindi si presume che appunto voi facciate un percorso di crescita e di apprendimento insieme al gioco. Mano a mano appunto cominciate ad avere più dimestichezza con il tipo di dispositivi che servono per determinate lavorazioni e quindi magari riuscite a memorizzare più facilmente anche un numero di dispositivi più alto o appunto riuscite a gestire anche delle lavorazioni più complesse. Questo è un po' il senso, ecco. Quindi diciamo che il gioco in realtà procede anche per livelli. Le lavorazioni non sono tutte uguali. Ok, proviamo a cambiare prospettiva. Se Chiara è pronta per condividere con noi il suo schermo, chiederei di condividere. Quindi ecco qua, infatti, che Andrea ha finito il primo giorno. Chiara, ci sei? Non carica la pagina. Allora, magari proviamo. Allora, Riccardo? Riccardo? Sì, esatto, perfetto. Riccardo, parti tu. Perfetto, partite voi. Applicazione. Schermo intero. Dov'è qua? Selezionare la finestra. Schermo intero. Schermo intero. Consenti, consenti. Eccoci qua. Allora, scegliamo edilizia.
Benissimo. mettiamo un nome, esempio Marini. Esatto. Un nome creativo come i miei. Saltiamo un attimo qui. Esatto. Sì, lo conosciamo già. Assumiamo il primo lavoratore e iniziamo ad acquistare la prima lavorazione, i punteggi. I dati ormai li conosciamo, li andiamo direttamente ad acquistare. Siete velocissimi. Attendiamo che arrivino e poi li consegniamo direttamente al lavoratore. Andiamo prima a mettere in sicurezza anche la postazione e poi anche con il locchetto bloccare la lavorazione e far partire il lavoratore. Bravissimo, esatto. Fino a livello 2 purtroppo non avremo a disposizione la seconda lavorazione, quindi per adesso andiamo avanti con il lavoratore, stiamo attenti ai DP che non si rompono. Esatto, siete preparatissimi. Non abbiamo ancora i soldi. Perché ci vediamo secondo di ricordatevi di raccogliere le Così compro di più subito. Sì. Per sicurezza ricompriamo subito i DP, così se si rompono li abbiamo già a disposizione per poterli fornire al lavoratore in modo tale che può continuare la lavorazione. Precisamente, bravi. Infatti è proprio questo che dicevo, una volta che si assume appunto dimestichezza col lavoro, è così che funziona. Sapete andare veloci, ma sapete anche che per andare veloci dovete sempre avere pronti i dispositivi per mettere in sicurezza i vostri lavoratori e le vostre postazioni di lavoro. Quindi è proprio questo il senso del gioco. Perché non ci viene visto. Vado a tornare al lavoro questo momento. Vi faccio notare, tra l'altro, che nel frattempo i vostri lavoratori sono contenti, quindi vi dicono delle cose felici. Ci sono dei fumettini che escono dai lavoratori che finché loro lavorano appunto in sicurezza, riescono a lavorare bene, velocemente e a fare con tranquillità il proprio lavoro, sono dei fumetti che danno dei messaggi positivi. Potete notare che se per caso vi capita appunto di far infortunare un vostro lavoratore, questi messaggi cominciano mano a mano a diventare un po' meno contenti e poi variano a seconda del fatto che, a seconda che il lavoratore sia, non abbia avuto incidenti oppure sia stato infortunato, eccetera, eccetera. Quindi, tra l'altro, appunto, sono messaggi che dicono che il lavoratore è scontento perché l'infortunio non gli permette di fare alcune cose, non può andare a una festa, non può andare a un concerto. Quindi l'idea è anche quella di comunicare che l'infortunio sul lavoro non è limitato solo alla sfera del lavoro, ma è qualcosa che poi investe anche il resto della vita del lavoratore. Però per adesso il loro lavoratore è contentissimo perché loro sono molto bravi. Adesso abbiamo intanto aggiunto anche una lavorazione che La mettiamo in andiamo anche sicurezza. a mettere in sicurezza attraverso un lampeggiante. Perfetto. Abbiamo anche già assunto il secondo lavoratore, A cui forniamo fornendo l'IP. i DDP necessari. Ok, segniamo la Inseriamo il lavorazione lavoratore. e lo facciamo andare. E facciamo ripartire la lavorazione anche per il conteggio. Ok, e intanto che lavorano, attendiamo. Raccogliamo sempre il prodotto e intanto volendo, in base alla Siamo sempre disponibilità, anche se in questo momento non ce l'abbiamo, potremo ampliare il magazzino per avere più prodotti, come in questo caso, magazzino Esatto. pieno, però non abbiamo abbastanza stelline per. Esatto. Parte del vostro guadagno dipende anche da quanto il vostro magazzino può contenere.
Anche il magazzino però può essere ampliato, ovviamente spendendo stelline. Quindi appunto dovete anche mano a mano fare i conti su quanto il magazzino può contenere. Ah, vedete che loro stanno utilizzando anche giustamente gli achievements, cioè dei premi che vi vengono assegnati mano a mano che raggiungete degli obiettivi nel vostro gioco. Quindi ricordatevi sempre anche di controllare appunto la parte dei premi. Sta per finire la giornata lavorativa, sono le 17. Ecco qua, un giorno senza infortuni, siete stati molto molto bravi. Allora, proviamo a passare ad altri giocatori. Allora, riproviamo con Chiara nel caso sia pronta. Come va, Chiara? Siete riusciti? Io sto provando da 10 minuti a fare il login, ma Ma niente. continua a caricare, ma non va. Ma che strana cosa. Allora, dunque, vediamo. Vediamo l'elenco dei giocatori. Dovrebbe essere Tommaso? Tommaso, c'è? Io lo vedo qua, Tommaso. Allora. Eccoci. Aiuto, qualcuno spenga il computer. Allora, vediamo un po'. Tommaso. Iniziamo una nuova partita. Ed Perfetto. inizia. E con tanta fantasia. Ah. C'è di nuovo. Saltiamo ovviamente il tutorial che lo conosciamo già. Sì. Dopo aver assunto il primo lavoratore, ovviamente la lavorazione, il conteggio. Benissimo, selezionate tutto. Mettiamo in sicurezza l'area di lavoro, poi forniamo al lavoratore tutti i DP, assegna lavorazione. Adesso aspettiamo che termini la lavorazione per raccogliere il prodotto. Perfetto. E per sicurezza torniamo a comprare tutti i DP nel caso si dovesse rompere e anche i dispositivi di sicurezza. Perfetto, anche voi siete previdenti come i vostri colleghi. Anche qua otteniamo tutti i premi per ottenere stelline bonus. Perfetto. Miglioriamo il magazzino. Ottimo. Poi naturalmente c'è la possibilità di vedere la classifica in cui siete inseriti, però questo dalla schermata del menu, quindi dalla schermata principale. Acquistiamo una nuova lavorazione. Qua allestimento Era cantiere. partita iniziata già da un po'. Ecco l'allestimento del cantiere. Andiamo a comprare i dispositivi di protezione necessari. Vediamo che sì.
Ecco qua. Lampeggiante. Assumiamo un altro lavoratore. Eccolo, Ugo. Segniamo una lavorazione. Perfetto, bloccate col lucchetto. Okay. Torniamo a comprare i dispositivi di protezione. Raccogliamo i prodotti. Perfetto. Ecco, questo lavoratore è molto contento, potete notare, tanto si qua può... notiamo che i dispositivi si sono rotti, noi li andiamo a sostituire. Perfetto. Ovviamente potete controllare i livelli dei vostri dispositivi tutte le volte che aprite la scheda di un lavoratore. Ogni volta che superiamo un punteggio assegniamo un potenziamento. Solitamente scegliamo sempre la durabilità delle attrezzature in modo tale che abbiamo più disposizione. Perfetto. Appunto, quando raggiungete anche qua dei livelli, vi permette appunto di potenziare le attrezzature oppure di aumentare il bonus di produzione, però loro che sono previdenti scelgono di potenziare le attrezzature così risparmiano. Siamo quasi a fine giornata, anzi sta finendo la giornata lavorativa, come vedete sono arrivate le 5 del pomeriggio. Perfetto, vi ringrazio tantissimo. Grazie. E passiamo adesso la parola a Rosina Bentivenga e Emma Pietrafisa, che con voi rifletteranno su alcuni concetti legati al gioco. Buongiorno a tutti e bentrovati. Io sono Rosina Bentivenga e insieme ad Emma Pietrafisa faremo una piccola prima una piccola sperimentazione e attraverso un sito che troverete nella chat e poi affronteremo insieme alcuni temi che riguardano appunto la prevenzione, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Rosina, se vogliamo fare prima la sperimentazione, allora togli la condivisione così io condivido. Sì, okay. Sì, va bene. Perfetto. Vedete? Sì. Allora, adesso noi vi chiediamo di andare sul sito menti.com, usare il codice 3648269, spero che sia arrivato il messaggio anche in chat esterna, se no in caso praticamente lo vedete comunque da qui. E vi viene chiesto di inserire tre parole relative a quali sono le prime tre cose che deve fare, secondo voi, il responsabile della sicurezza. Se poi premete invio, ci cominciano ad arrivare anche le risposte. Questo
Questo ovviamente lo possono fare anche i relatori, così magari agevoliamo. Ok, la prima risposta è arrivata. Più scrivete, più ne arrivano. E vi chiederanno prima, diciamo, la prima domanda è quali sono le prime tre cose che deve fare il responsabile della sicurezza? E quindi inserite le tre opzioni di risposta, eventualmente con tre parole o anche tre frasi. Tre parole sarebbe meglio. E poi vi viene chiesto nella seconda schermata. Se non le fa, quali possono essere le conseguenze? Quindi una volta che avete mandato praticamente le prime risposte, vi consente di rispondere anche alla seconda domanda. Ok, quindi al momento abbiamo formazione, misure preventive e protezione. Formazione, informazione, valutazione del rischio, DP, informazione. Vediamo se ne è arrivata qualcuna anche sulla seconda. Perfetto. Informazione, malattia professionale, valutazione, danno immagine aziendale, infortunio, formazione, protezione, prevenzione. Iniziano ad arrivare le vostre risposte. Come vedete, ci sono alcune diciamo, parole che sono più grandi e quelle dipende dal fatto che più persone hanno inserito quella parola. In questo caso, per esempio, DP e formazione sono leggermente più grandi rispetto ad altre. Questa tecnicamente viene chiamata tag cloud e si modifica in base al numero di risposte che arrivano. Vediamo sulla parte successiva. Allora, se non lo fa, quali possono essere le conseguenze? Valutazione, questo è interessante, Rosina, segnatelo. Mancanza di profitto, malattia professionale, danno immagine aziendale. Ok, incidenti, infortunio, protezione. Come vedete, le risposte stanno arrivando. Formazione, prevenzione e protezione al momento insieme a DP, quindi sono quelle maggiormente inserite. Perfetto. Infortunio, malattia professionale, valutazione. Perfetto. Interrompo la condivisione così nel frattempo voi potete continuare a mandare le risposte, così poi dopo noi le raccogliamo e se volete facciamo vedere la schermata finale. Perfetto. Direi che i nostri ragazzi sono molto preparati perché le parole che ci hanno inviato sono proprio quelle sulle quali si basa il decreto legislativo 81 del 2008 e che ci indica quali sono le modalità per prevenire gli infortuni e le malattie professionali. E quindi come fare la prevenzione? La prevenzione è un sistema che ci permette di ridurre i rischi all'interno dei luoghi di lavoro e quindi di ridurre la probabilità che si verifichino eventi indesiderati. In questo modo possono essere prevenuti, si possono prevenire gli infortuni e le malattie professionali. Quindi
Per prevenire gli infortuni e le malattie professionali bisogna innanzitutto conoscere e valutare i rischi presenti sul lavoro e attuare le misure di prevenzione. Sono tutte parole che sono state ben evidenziate nelle slide che ha fatto vedere prima Emma. Ma chi si occupa della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro? Si occupa il datore di questo, il datore di lavoro, il servizio di prevenzione e protezione dai rischi insieme al responsabile, ma anche i lavoratori. Quindi i lavoratori devono essere, e il medico competente, i lavoratori devono essere coinvolti nel processo di gestione della sicurezza e devono partecipare in maniera da partecipare a questa gestione. È importante anche sviluppare consapevolezza e responsabilità, ma come facciamo a sviluppare questa consapevolezza e questa responsabilità in tutti gli attori della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? Attraverso la formazione, l'informazione, la comunicazione e la consultazione. Anche queste parole sono state ben evidenziate nella sperimentazione che abbiamo fatto prima. Quindi, conoscenza dei rischi avviene attraverso l'informazione, la formazione e l'addestramento. Attraverso questi tre processi si sviluppa la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Però l'informazione che deve essere adeguata, facilmente comprensibile e consentire l'acquisizione di conoscenze in modo da quindi sapere quali sono i rischi presenti in ambito lavorativo. Alcuni strumenti tradizionali che possono essere utilizzati per fare informazione, sono questi che vedete illustrati, quindi opuscoli, circolari, campagne di comunicazione e informazione, però negli ultimi tempi un po' sono cambiate alcune cose a livello tecnologico, quindi possiamo anche utilizzare dei supporti tecnologici per fare sia l'informazione ma anche la formazione, tenendo conto che la formazione deve essere adeguata, specifica, continua, nel senso che non si può risolvere in un'unica occasione, ma deve essere ripetuta nel tempo, fruibile e comprensibile. Io passo la parola ad Emma e chiedo quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare per fare informazione e formazione, che in questa nostra epoca di innovazione tecnologica e social. Sì, allora, come appunto diceva la collega Rosina, oggi ovviamente abbiamo molti strumenti che voi conoscete e che possono essere usati per fare informazione. Quindi accanto a quegli strumenti tradizionali, sicuramente le tecnologie per l'informazione e la comunicazione, i tablet e gli smartphone, le piattaforme di collaborazione social media. Se vai avanti con la slide, Rosina, ti facciamo vedere qualche esempio. Per esempio, social media, sicuramente molti di voi avranno, se non quasi tutti, Instagram o TikTok. Abbiamo poi appunto alcuni social media che possono essere usati anche negli ambiti lavorativi, pensiamo a Twitter e Facebook. E poi c'è tutto il sistema delle piattaforme di collaborazione, un po' come quella che stiamo usando anche oggi, che consente appunto di, come dire, arrivare al lavoratore anche in maniera più inclusiva. Considerate che adesso in tutta l'emergenza Covid, ad esempio, chi sta a casa in lavoro agile o smart working utilizza costantemente, quotidianamente, piattaforme come questa per poter fare riunioni, insomma, e quant'altro. La slide successiva, Rosina, così gli facciamo vedere invece come la formazione si è in qualche modo adeguata all'utilizzo delle nuove tecnologie, sempre attraverso
esempio il tablet e lo smartphone, ma oggi abbiamo anche i cosiddetti dispositivi di protezione individuali smart o intelligenti. Il gaming, cioè quello che noi stiamo usando oggi, il videogioco, come uno strumento di formazione, diciamo, aggiuntiva e a supporto per il trasferimento delle conoscenze. Ci sono anche esempi di utilizzo di intelligenza artificiale e molto soprattutto si sta sperimentando in campo di realtà aumentata e realtà virtuale, in particolare per il settore nostro, ovvero di salute e sicurezza. Se vai avanti con la slide, Rosina, gli facciamo vedere qualche esempio. Per esempio, allora, questo che vedete alla vostra sinistra è un cosiddetto DP intelligente, ovvero un giubbetto che è collegato praticamente a una centrale operativa e che monitora quelle che sono le condizioni, per esempio, psicofisiche del lavoratore. Abbiamo poi i caschetti intelligenti che vengono utilizzati o per la formazione relativi appunto alla realtà aumentata e anche per esempio in caso di addestramento in alcuni luoghi particolari. Noi oggi facciamo la sperimentazione su tre settori come appunto agricoltura e costruzioni. Nel settore costruzione potrebbe essere utile fare della formazione andando in quello che è un quartiere virtuale e infatti è quello che vedete poi alla vostra destra attraverso l'utilizzo degli HoloSense o magari appunto degli occhiali che consentono di avere degli elementi di realtà virtuale aumentata per far fare la formazione ai lavoratori in maniera ovviamente più sicura attraverso uno spazio che sia appunto virtuale e che utilizzi anche tecniche di gamification un po' come quelle che abbiamo usato noi oggi. Di Vai, Rosy, andiamo prego. avanti. Allora, Lasciare la parola sì, sì. lasciamo la parola a Manuela, quindi dicendo soltanto che di formazione e informazione sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro se ne occupa il servizio di prevenzione e protezione e quindi anche il responsabile che oggi abbiamo visto, il responsabile del servizio che oggi abbiamo visto giocare nella prova iniziale. Grazie per l'attenzione, passo la parola a Manuela. Mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti. Volevo concludere l'intervento senza ripetere ciò che le colleghe hanno più che in maniera esaustiva spiegato, con i saluti da parte della Regione Emilia-Romagna, nella fattispecie la dottoressa Bernardini Mara, che oggi non ha potuto presenziare al nostro incontro, con i ringraziamenti alle scuole, che hanno partecipato, nonché ai rispettivi insegnanti. E ribadendo esattamente quello che è stato abbondantemente detto anche dalla dottoressa Stabile stamattina in apertura, che le scuole appunto acquisiscono fondamentale per quello che adesso diventeranno i comportamenti per i futuri lavoratori e quindi diventa in questi percorsi, diciamo, per le competenze trasversali e per l'orientamento, diventano un elemento fondamentale per i ragazzi all'approccio anche una volta sul mondo del lavoro, alle tematiche relative alla sicurezza. Ma soprattutto ci terrei a far presente a questi futuri lavoratori, questi ragazzi che poi in effetti diventeranno anche addetti al servizio protezione e prevenzione, responsabili del servizio, coordinatori, eccetera, eccetera, che queste tematiche sono tematiche di una rilevanza fondamentale. Gli enti sono affiancati a loro, stanno mettendo forza, denaro e conoscenze tecniche, capacità a supporto di tutte queste cose. Gli strumenti al momento ci sono, siamo tutti quanti in un percorso che sta diventando una forte sperimentazione. Speriamo che possiamo continuare a lavorare con queste modalità e anche ottenendo dei risultati sia in termini di riduzione degli infortuni, sia in termini proprio di conoscenze di specializzazione per questi ragazzi. Grazie a tutti e io concludo dicendo speriamo di poterci rivedere a presto. Saluto e ringrazio i colleghi anche di Bologna che hanno partecipato in questa iniziativa. Purtroppo per una questione limitata di posti, i ragazzi delle scuole di Bologna non hanno potuto esserci.
Mi auguro che, come abbiamo già speso parole con Sara, ci sia a breve una successiva iniziativa a cui anche altri ragazzi potranno partecipare e dare dimostrazione delle capacità anche solo nella prova con Claudia del gioco, del videogioco. Grazie a tutti e buona giornata. Ricordo a tutti che il gioco, il toolkit sul sito sono disponibili, gratuiti, quindi potete utilizzarli, diffonderli, e che il progetto sarà anche presente nel dossier scuola che verrà pubblicato, che è già pubblicato sul sito dell'INAIL, quindi anche per tutti i docenti, formatori che sono interessati possono lì trovare tutte le informazioni per accedere al gioco e al videogioco. Ringrazio tutti per la partecipazione e speriamo di anche noi di avere altre occasioni per vederci dal vivo. Salve a tutti e grazie a tutti.